Dal 26 al 28 novembre prossimi avrà luogo la 13ª edizione della settimana Italia-Cina della scienza, della tecnologia e dell'innovazione, coordinata dalla Fondazione Istituto della Scienza di Napoli. Questo evento rappresenta il prosieguo di un percorso importante avviato negli anni e teso a creare un'opportunità importante per rafforzare i legami tra le due nazioni, promuovendo la cooperazione scientifica e tecnologica. L'evento è promosso dai governi Italia e Cina attraverso il Ministero dell'Università e della Ricerca della nostra Repubblica e il Ministero della Scienza e della Tecnologia della Repubblica Popolare Cinese. Il programma è coordinato per l'Italia da Fondazione Institute della Scienza in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche e per la Cina dal Beijing Municipal Science and Technology Commission, Administrative Commission of Zhongguancun Science Park. La 13ª edizione della settimana vede anche la collaborazione per parte italiana dell'Università Ca' Foscari di Venezia e per parte cinese dell'International Technology Transfer Network. Un ponte tra culture, la settimana si svolgerà in due città simbolo della cultura italiana, Napoli e Venezia. A Napoli il 26 novembre si terrà la cerimonia inaugurale alla quale parteciperanno i ministri Anna Maria Bernini e Jim Eung. Sarà un momento cruciale per firmare accordi di cooperazione che daranno vita a progetti congiunti tra università, enti di ricerca e imprese. Nel corso della settimana Italia-Cina, esperti e innovatori dei due paesi si riuniranno il 26 novembre a Napoli per discutere su temi cruciali: la conservazione del patrimonio culturale, le strategie innovative per preservare la nostra storia, sistemi di produzione alimentare, innovazioni sostenibili per garantire la sicurezza alimentare, cambiamento climatico e biodiversità, soluzioni per mitigare gli aspetti ambientali, riduzione dei rischi da disastri con nuovi approcci scientifici per affrontare le sfide naturali, manifattura avanzata, tecnologie digitali e materiali innovativi. A Venezia invece il 28 novembre le sessioni tematiche saranno sulle scienze polari e la gestione sostenibile di mare e oceani. Questi incontri non solo stimoleranno il dialogo tra pubblico e privato, ma creeranno anche nuove sinergie tra il mondo della ricerca e quello industriale. Un aspetto fondamentale della settimana sarà il networking. Gli incontri one-to-one offriranno l'opportunità di costruire partenariati accademici e industriali tra istituzioni italiane e cinesi. Il 2024 segna anche il 20° anniversario del partenariato strategico globale tra Italia e Cina e il 7° centenario della morte di Marco Polo. Queste ricorrenze ci ricordano l'importanza del dialogo tra culture diverse. In questo spirito è stata concordata la messa in opera di un piano di azione per il rafforzamento del partenariato strategico globale Cina-Italia per il periodo 2024-2027. La settimana Italia-Cina ha registrato nel tempo sviluppi importanti e ha dimostrato che la partnership tra i due paesi può essere molto utile per costruire un futuro migliore attraverso la scienza, la tecnologia e l'innovazione.